Ciao Silvia, non sarai presente alla proiezione di questa conversazione insieme e noi intanto ti porgiamo i nostri saluti e ti ringraziamo per aver accettato di registrare prima una tua riflessione sul tema del seminario che è libertà e salute mentale. Prima di tutto, volevo chiederti, anche in considerazione delle esperienze che hai fatto in questi anni nel club, quanto la tua idea di libertà, che naturalmente non è sicuramente nata nel club, ma è precedente dalla tua esperienza anche giovanile, nell'incontro del club ha subito qualche trasformazione, se le ha subite ovviamente, può darsi che invece la tua libertà sia semplicemente stata confermata dall'esperienza del club. Buongiorno a te Franco, buongiorno a tutti, grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti e ad ognuno per condividere queste riflessioni. Saranno come sempre, soprattutto le mie, insomma, come quelle di tutti, dei punti di vista, degli sguardi sul mondo, sullo stare al mondo. Sai, questa domanda in realtà fa pensare che forse, riflettere sull'esperienza del club, al plurale, perché ogni settimana questa esperienza si ripete nella sua parte rituale, nella sua parte relazionale, nella parte di pensieri e di esperienze. Proprie o degli altri che si rinnovano, si rivitalizzano anche nelle asperità, che portiamo al club. Il club ha agito come il club, quindi fatto di questa parte, di questi spazi, delle persone che con più esperienza, semplicemente, senza che nessuno si sia mai posto in una condizione fuori dalla comunità dei club, e questo io credo sia fondamentale. Ha contribuito a è stato ed è fondamentale per uno sguardo nuovo anche sull'idea di libertà. Di salute mentale, di potere. Riflettevo su come negli episodi dell'infanzia, di fronte a un impedimento, a un limite, a un divieto dei genitori, io pensassi come fosse profondamente ingiusto. E come mi sembrasse, nonostante la corporeità delle persone che la incarnavano, si trattasse di obbedire a delle astrazioni. E quindi per molto tempo è rimasta questa forma di obbedienza. E forse l'idea che di libertà è conseguita nella mia esperienza, come dicevi tu, giovanile, è stata quella di non certo, insomma, per responsabilità di tutti, di non intessere un dialogo, di non aprire relazioni che andassero oltre i ruoli, e quindi di continuare una vita privilegiata per molti aspetti, quella di tanti di noi, insomma, che appunto abbiamo magari vissuto le guerre in famiglia e non cose più devastanti, ma la libertà si è giocata in un pensiero chiuso, no? Autoreferenziale. Allora le tappe della vita svoltesi in una maniera lineare, poco consapevole, non hanno alimentato questa libertà, se non con questi piccoli semi di,
di rancore, di rabbia, di insoddisfazione. Molte cose poi sono successe, il mio incontro con i club data, insomma, non sono ancora 5 anni, ma non ha importanza, insomma, questa fissazione sul calendario, o meglio, ne ha, per la profondità che apre, ma insomma rispetto alle esperienze di molti, sono veramente appunto una piccola goccia nel mare di una vita che adesso mi sembra infinitamente più, come dire, più ricca, più, forse più sofferta, sai, forse più, però nello stesso tempo più piena, ahimè, di domande, di dubbi, di perplessità. E sta prendendo forse corpo l'idea di una libertà che non solo è di segno contrario, è di segno diverso, insieme a tutte le persone abbiamo costruito e stiamo costruendo con fatica, con impegno, con passi piccoli e a volte anche quelle soste che servono, e che non dipendono da noi nemmeno quelle, stiamo costruendo uno, o perlomeno in me si sta prendendo una qualche forma che non finirà di prendere molto, sì, in tempi che non sono comprensibili, un'idea che non, di libertà che non sta in me, che non sta nelle persone della mia famiglia, che non sta nei miei affetti e che deve per forza di cose giocare in parte anche con quell'idea a cui accennavo prima, senza radicarsi troppo, senza cullarsi troppo, non solo nell'obbedienza alle astrazioni, e neanche in una forma di ribellione, perché non avrebbe, come dire, non avrebbe più senso, perché la vita fluisce, perché le cose cambiano, perché, come diciamo spesso, e io ci credo molto, cambiamo noi stessi. E insomma, occorre anche far sì che sia non quel campo vuoto a cui avevo accennato in qualche occasione precedente, ma un infinito spazio di possibilità che probabilmente non saranno realizzabili né per me né per i miei, perché se non è, come dire, se la si continua a pensare spoglia dei legami e che non abbia a che fare con mente, corpo, con salute, potere, con tutti gli inciampi dei nostri limiti, della nostra finitudine, e se non riusciamo a concepirla spoglia dai molti accumuli e spaventata, insomma, dal senso della perdita e della vera povertà, quella di spirito, diciamo così, prendo a prestito parole grandi, e non ne afferreremo, insomma, potremmo averne qualche intuizione, ma non afferrarne il senso. Però, insomma, è un'idea che lavora, è un'idea che alla quale sento di appartenere con più serenità e più gioia, insomma. Forse una preghiera, non tanto per chiederla, e forse non chiederla solo per me, ecco, a questo punto è imprescindibile, insomma, che sia patrimonio comune, che poi ciascuno è libero di scegliere come declinare. Tu parli questo di, mi sento di sì, rispondere. Ma tu parli di idea, no? Che prende corpo in una forma diversa, con un carico anche così di fatica, no?
perché noi veniamo da una tradizione nella quale alcune parole si sono intersecate, no? Libero, libertario, liberista, liberale, libertino. Tutte queste parole sembrano avere una base comune, la libertà, no? Ma quella libertà è o un privilegio o semplicemente una trasgressione. Tu parli di lavorio di un'idea, no? Che poi si interseca con queste idee profonde nella nostra cultura, no? Dove c'è una grande confusione in questo momento, proprio intorno al concetto di libertà, e naturalmente vi è una inevitabile ricaduta sulla questione della salute mentale. Tu hai parlato in qualche maniera anche di fatica, no? Nella costruire questa idea, no? Che rapporto c'è dalla tua percezione tra quest'altra espressione altrettanto incomprensibile quanto libertà, che è la salute mentale? Che rapporto c'è tra questa salute mentale e questo dare forma a un corpo di libertà completamente diverso, non contrapposto, diverso? E cosa significa esistenzialmente per te? Sai, partiamo così dalla fatica, è una parola che mi ritrovo a ripetere spesso, una fatica nel senso che è probabilmente la cifra dell'equilibrio per armonizzare il passaggio intanto a un'idea, perché in qualche modo io credo che comunque le cose... Il nostro modo di essere vada pensato, può succedere che venga prima pensato e prima di tradursi in una pratica, diciamo così, per rimanere su queste parole d'uso comune che restano comunque complesse. Quindi la fatica è una volta di più appunto nello spogliarsi, cioè nell'analizzare, nell'osservare anche questo campo semantico che tu hai tracciato, ricco resta la radice liber e poi hai declinato una serie di fenomeni, se vogliamo, storici, filosofici, pertinenti alla nascita e allo sviluppo dell'uomo. Allora, io penso che occorra da una parte riflettere su tutto questo con tutti gli strumenti che possiamo avere, come anche alcune riflessioni più recenti, su cui siamo stimolati, insomma, pensatori della contemporaneità, non di questo giorno, ma insomma, occorre forse credere al fatto che non possiamo esimerci dall'agire, che forse sull'agire non abbiamo praticamente riflettuto a sufficienza, che per arrivare ad un'idea di libertà che tenga conto della nostra salute mentale, è necessario farsi carico non come dei portatori che nulla hanno a che fare con il carico di dolore, di pesantezza, ma come persone che stanno dentro a quanto si è cercato, anche questa è un'esperienza forse ancora vissuta più concretamente di aneliti di libertà che poi si sono convertiti o cercano di farlo in un altro senso, è stata parola assolutamente, assolutamente estranea fino a che non abbiamo cominciato a ragionare
sull'unità di corpo e mente, sul fatto che questi fossero inscindibili e che nessuno sta da una parte giusta piuttosto che un'altra, e che tutto il riparo che una certa, a cui una certa, chiamiamola cultura, ha cercato di tenerci lontani, prima o poi, insomma, si è manifestato nelle nostre vite, con gradi di consapevolezza più o meno alta, che poi serve poco, serve a farti entrare dentro un'osservazione dalla quale non ci si può chiamare fuori. Allora, probabilmente la consapevolezza unita a così a al togliersi fuori da questo che io chiamo sempre un fluire così indistinto, a cominciare ad osservare la normalità, la quotidianità come cose degne di nota, perché è lì che si possono aprire le crepe che ci travolgono. Mi è sempre cara l'immagine del diluvio del quale non ci siamo accorti, qualsiasi situazione riguardi nelle relazioni tra le persone. Ecco, anche farsi carico con una fatica che cominci ad avere senso, che cominci ad avere quella forma, anche questo secondo me e nella mia esperienza, allora diventa un carico prezioso che poi concretamente cerchiamo anche di condividere. Non lo si porta più da soli e acquisisce mille sfumature, è sempre messo in discussione, non si dà per acquisito, così come non si cerca una soluzione, appunto, che sia libertaria o libertina e che non è garanzia di nulla, come non è garanzia di nulla nessun percorso che si chiami fuori da una riflessione che ho espresso con molti tentennamenti, ma insomma poi ognuno capterà qualcosa che possa suonare. Allora, io, guarda, l'ultimo passaggio, che non esaurisce ovviamente questa conversazione che proseguirà, tu hai parlato di ordinarietà, di quotidianità. Ti porto a un aspetto molto particolare della quotidianità, cosa che può sembrare anche piuttosto banale. Quale grado di libertà ha la scelta che ciascuno può fare relativamente al consumo di bevande alcoliche? Cioè la libertà di scegliere di non bere, questo da un lato. Dall'altra parte, il rispetto di una scelta alternativa, cioè la scelta fatta da una persona di continuare a bere, anche nonostante sia stato in qualche maniera ripreso, no? Da un punto di vista sanitario. Ecco, questo secondo aspetto, scelgo di bere nonostante. Allora, se io lo rispetto, a quale grado di libertà faccio riferimento? Visto che magari io ho scelto di non bere, faccio riferimento a un altro grado di libertà. Come possono conciliarsi le due condizioni? Allora, le due condizioni, che sono un esempio molto, molto concreto, posso dire che riguarda da vicino una relazione a me cara, e che trovo forse come scusa nella distanza quello di sentirsi appunto al riparo talvolta da un impegno in questo senso. Cominciamo dalla parte finale, cioè io
credo di aver cercato di ottenere il rispetto per la scelta di non bere, che mi era stata proposta come quel gesto semplice, apparentemente incomprensibile, sempre se quando ti senti, quando ti senti a posto. E allora ottenere questo rispetto non è assolutamente facile, e se ne potrebbe dire e scrivere molto. Perché anche questo poi alla fine ti può far sentire comunque dalla parte giusta, che non che come sappiamo tutta la riflessione sull'alcolologia e tutti i termini che vogliamo usare di del professor Udolin ha, come dire, sviluppato, declinato, concretizzato nel lavoro dei club, un'epoca che io non ho vissuto, ma appunto della quale insieme a tutti è importante sentirsi eredi immateriali. Però è molto difficile ecco, portare in persone che scelgono di perseverare in un comportamento ancorché dannoso per la salute, è difficile una parola che non prescriva, una parola che non condanni, una parola che pretenda, che cerchi con umiltà di avere la forza di proporsi ad ogni incontro, ad ogni occasione, ad ogni situazione che riguarda in questo caso una coppia di persone che intrattengono una relazione sentimentale. Questo è l'esempio concreto a cui mi riferisco. E quindi l'ideale sarebbe perseguire con tenacia costanza, abbandonando le paure, non solo quelle per uno stato di salute, ma anche quella di trovarsi soli nel proporre con gentile insistenza questa visione, che poi noi sappiamo, insomma, è sostanziata da una ricca ricerca teorica in campo medico, psichiatrico, antropologico, e quindi qui sta la responsabilità e la libertà di non abbandonare, di non arrendersi, di non imporsi questo grande equilibrio che nel caso che stiamo così un po' commentando è vero che trova comunque ascolto, e che forse si può sostanziare solo nel ritrarsi un po' e nell'intendere questo patrimonio e anche questa eredità che noi cerchiamo di su cui cerchiamo di lavorare in molti modi, appunto come un portato non personalistico, non individualistico, che può contribuire a fondare un'umanità più attenta, più rispettosa, più sobria. Bene, ti ringrazio Silvia anche per questa sintesi finale che ci riporta alla concretezza della realtà quotidiana nella quale la contraddizione, il conflitto si coniuga con la necessità di un ritrarsi anche dell'assenza di un giudizio, ovviamente, e ci porta in una dimensione della libertà che ci può far vivere serenamente nel conflitto cercando di modulare la dimensione anche sentimentale ed emozionale delle persone, perché se noi riusciamo a uscire dal giudizio, entriamo in un ordine di idee nelle quali recuperiamo la nostra autonomia e contemporaneamente riconosciamo la nostra relazionalità. Grazie Silvia, buona vacanza.
Grazie a te Franco, grazie a tutti e E arrivederci, a presto e buona buona giornata. domenica. Grazie. Ah, c'è anche a te.